Bello ragazzi, in questo nuovissimo video, come detto in descrizione, oggi vi farò vedere tutti i giochi che usciranno il 7 agosto per PlayStation Plus. Intanto, prima di iniziare, seguitemi su Instagram, Giustric, Facebook, Luca Giusto. Arriviamo a 5 like per un altro video. Ora via alla intro e poi ve li dico tutti. I giochi di sto mese sembrano molto divertenti e molto belli. I titoli in questione sono Mafia 3, Dead by Daylight, Sapere e Potere di Playlink, Here They Lie, io l'inglese lo capisco poco, che è soltanto per il VR, per il Play VR, sì, per chi ha quello lì. Cominciamo col primo, ma non per importanza, ma l'ho voluto mettere per primo perché è quello che mi interessa di più. Mafia 3 è un gioco fatto nel 2016 e parla di New Bordeaux nel 1968 e parla di sto ragazzino qua afroamericano di nome Lincoln Klein, che è stato abbandonato dalla mamma perché non si sa. E poi, non sapendo dove andare, è andato con una banda del mafia del sud. E non voglio dirvi altro perché voglio che lo scopriate voi. E poi sotto nei commenti scrivetemi quale gioco vi piace di più a voi di questo mese qua. Il prossimo è Dead by Daylight, un gioco che è composto online, che si gioca fino a 5 giocatori, perché uno è il cattivo che devi seguire gli altri e 4 sono i sopravvissuti. E ogni persona che gioca deve scegliere un personaggio diverso, quindi per dire, se uno ha scelto il maschio, l'altro sceglie la femmina, così. E l'obiettivo è prendere tutti e 5 i segnali, poi vi lascerò una foto alla fine, e poi bisogna arrivare fino al punto alla fine. Quando si arriva alla fine si ha vinto e si è finito il livello. Poi c'è Sapere e Potere di Playlink, un gioco che si gioca online, sia online che con il telefono, perché questo gioco qua c'è una caratteristica speciale: si collega con il proprio telefono installando l'applicazione gratuita dal Play Store o dall'App Store o da Windows, sì, e poi si gioca con il telefono fino a 6 giocatori, mi pare, e l'obiettivo è rispondere a tutte le domande giuste e chi ha risposto vince. Il prossimo gioco è Here to the Lee, che è un VR di horror, quindi per chi odia gli horror e ha paura di qualcosa come me, lo sconsiglio. E parla tipo di sta persona qua che ha paura di... che ha paura di... boh. Sì, ve lo andrete a scoprire voi perché non lo so questo qua. Mi sono dimenticato di cercare. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi sotto nei commenti qual è il vostro gioco preferito di questo mese qua. E vi avviso, i giochi del PlayStation Plus non escono come sempre tipo i due o tre di ogni mese, ma oggi, ma sto mese non lo so perché, penso per ritardi così, questo quest'altro, escono il 7, cioè un martedì. E quindi scrivetemi sotto in descrizione quale gioco vi piace di più e niente. Arriviamo a 5 like per un altro video, seguitemi su Instagram, Giustric, Facebook, Luca Giusto. Arrivederci a tutti al prossimo episodio.